società che mi ha sempre aiutato, qualsiasi problema, infortuni, mi ha sempre sostenuto. Continuo a ringraziare i ragazzi, Gianluca, non so se lui si ricorda, ma io la mia prima partita da professionista l'ho fatta proprio contro di lui. Ricordo, sì. Quasi 20 anni fa, e forse è un segno, l'ultima partita l'ho fatta con lui come allenatore. E in che partita era la prima che avevi fatto? Livorno Rugby Roma il 23 dicembre. Non ricordo, ma penso. È sempre brutto finire di giocare perché te ne accorgi solo alla fine che ti mancherà tutto. Però. E non ci vuoi pensare? No. Lo farei l'oggi e domani, ma purtroppo è la vita, dare così, andiamo avanti. Ha influito sulla tua scelta anche l'infortunio, vari infortuni al ginocchio? No, tante altre situazioni, ma fisicamente penso di stare ancora bene. Comunque ho una famiglia, penso a loro e la scelta è stata in base anche a quella. Mi dispiace lasciare questi di famiglia, tantissimo. E oggi è stato veramente un piacere, una dimostrazione da parte dei ragazzi che sono delle persone d'oro, oltre che dei grandi giocatori. Rimarrai comunque in un ambiente realistico? Sì. Non lo so, non credo. No? No, per ora no. Per ora ci sarebbero altri progetti. Poi in futuro non si sa mai. Tornerai a Viterbo a lavorare? Tornerò a Viterbo. Non so se da subito o da giugno, ma con qualcosa che non c'entra con rugby. Comunque rugby, se giocherò a Viterbo sarà per divertirmi, per sfogarmi, perché sennò potrei fare qualcosa di brutto a casa. Quindi puro divertimento. Non è mai capitato sicuramente, diciamo che devo dedicarlo a qualcuno, si può, che purtroppo si mette con noi, però per tanti di noi, soprattutto i giovani, è stato un esempio proprio. È davvero, a me è spesso molto bello, una persona così, una persona che tutti giocano con la maglia del Carusano, è venuto da Genova mentre stava lasciando la seconda figlia. E penso che questa qualità non si trova con molte persone. Per me è il fratello. Dedicarla oggi a lui. Delle mete che hai fatto, quale che personalmente ti è piaciuta di più, diciamo, come? Ma alla fine ho avuto la fortuna di essere tutto finalizzato semplicemente il lavoro della squadra, perché il passaggio ad esempio di Chiesa è stato un salto inaspettato, perché così grande si aspettava un passaggio del genere, però davvero è stato il lavoro di tutti. Sono risultato io, ma è stato il lavoro di tutti, della mischia che ha vinto sia le nostre mischie che tutte le loro, e tu sei andata bene, è stato il lavoro della squadra. Quando pensi già alla prossima partita, stai pensando o no? Sicuramente abbiamo già tutti i lavori su Viadana, nessuno pensa che la prossima sia una partita come le altre, una partita molto dura. Viadana si sta anche sistemando un po' perché gli stanno rientrando i giocatori come Gilding, che è un pilone molto importante nel loro sistema. E se Calvisano vuole competere deve passare da queste prove di maturità. Adesso sarò scontato, ci godiamo questa bella vittoria all'insegna del gioco, ci facciamo le nostre feste in famiglia, perché mi sembra che questo valore della famiglia, dell'amicizia in questa squadra conti, e poi lavoriamo per Viadana. Ma in questo momento c'è da salutare un amico, c'è da essere contenti di quello che abbiamo fatto anche in Coppa, e ci sono tante cose che questa squadra ha fatto, soprattutto a livello morale. Una squadra che si guarda negli occhi, si dice le cose, non parla mai dietro, non ha mai atteggiamenti di prime donne da parte di nessuno di questi giocatori, e sono veramente contento che ho la possibilità di intraprendere, di fare questa mia esperienza con queste persone qua. Gianluca, di questi primi 4-5 mesi qui, l'unica cosa che manca forse sono i punti di Guagliano. Ma sì, però io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Ci hanno dato anche una scossa, perché ci siamo guardati un po' negli occhi, abbiamo sistemato le cose anche a livello di tipo di gioco da fare, abbiamo avuto una grandissima rimessa in questione con i giocatori più esperti, perché attraverso loro abbiamo fatto passare dei messaggi ai giovani. Io penso che in questo momento sono contento di quello che abbiamo, della squadra che siamo, la dimostrazione è anche la parte morale oggi rispetto a Simon e a tante altre cose. Io sono nel posto giusto, siamo nel posto giusto al momento giusto. Quindi non manca niente, neanche quei punti.
mancano in classifica, però ci hanno comunque fatto conoscere altre cose, hanno dato una consistenza europea importante, ci hanno fatto sì che siamo scoperti nei nostri pregi, i nostri difetti. È stato il primo momento negativo che abbiamo gestito, che abbiamo gestito all'insegna della realtà tra di noi, e forse questa è un po' la ragione. Paul, questo è l'ennesimo Natale che vivi qui a Calvisano, in Italia. Comunque parlavamo di gruppo, oggi uno dei nostri ragazzi lascia il gruppo, comunque una tua testimonianza. No, sicuramente, ovviamente faccio un bilancio un po' dall'anno del 2013, a gennaio, febbraio dell'anno scorso, scusi, di quest'anno, siamo per la seconda volta diventati papà, ancora Simo, Paino, Gigi e Andy, hanno nato i loro secondi figli, e per la prima volta anche Salvatore Castagno, che diventa papà da Luca. Quindi lì hanno iniziato l'anno allagando anche, diciamo, la famiglia di Rugby Calvisano, che è stata una cosa molto importante. Poi ovviamente la stagione è andata come è andata, è finito un po' amaro, non facendo quel passo, andando, diciamo, avanti in finale. E poi è arrivato Gianluca, ha portato tante nuove idee, nuove energie. Prima cosa che ha fatto un figlio anche lui. Anche lui, scusami, anche si è arrivato anche alla nostra famiglia. Però lì è arrivato lui insieme a Sai Banda, Marcellino, Violi, Mali, cioè tutti i giovani che sono arrivati, che ha dato tanta energia ancora a noi vecchi, diciamo. E lì ha cambiato anche l'arma della squadra, ha cambiato la condizione di bilancio anche con la squadra, anche il modo che io personalmente guardavo anche l'allenamento e altre cose, perché lì qualche volta sei lì e fai perché sai, perché fai. E invece avendo questi ragazzi giovani ti dà anche stile di cercare di fare qualcosa in più o di trasmettere un messaggio importante. Quindi le parole dell'ultimo 4 mesi che hanno fatto, ovviamente c'era quella di Mugliano, c'era il pareggio di Rovigo, c'era il pareggio di Brief. Però comunque, come ha detto Gianluca, siamo sulla strada giusta. Perché lì magari perché il giorno di sera avevano il di una volta, no, purtroppo non è così. Quindi diciamo, quello che hanno fatto è passato e guardiamo sul futuro. E ovviamente aggiungendo quello là, il futuro purtroppo per noi come squadra andiamo avanti uno in meno. A penso che ha detto Berghi anche a Gianluca, l'importanza di Simon come persona, soprattutto. Poi come giocatore e come suo atteggiamento anche dentro e fuori campo. Però è una persona importante, ragazzi. Allora che... vai, sei qui. No, ci sono quelle personaggi che non dico che la squadra gira attorno, però ci sono quelle persone che sono veramente una chiave per tenere tutti questi ragazzi, anche non dico stretto, però felici e cercare di incoraggiarli, e saranno un grande verde per una grande mancanza. Quindi, però diciamo bilancio anche di questi 4 mesi, siamo seconda classifica, abbiamo mostrato in Europa che siamo una squadra che quando la mettiamo le cose in azione, veramente quello che alleniamo, che vediamo tramite il video con Gianluca, siamo una squadra veramente pericolosa, e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Ovviamente i ragazzi sono come vedi, no? si approfitta da tutto il lavoro che è stato fatto da parte di tutti, non solo dal giornata data da parte, però anche gli allenamenti di fango, di sole, di nebbia che non vedi niente, e sono veramente disfrutti di tutto il lavoro che facciamo. Quindi sto bilancio dell'anno è veramente positivo. L'anno finisce un po' meglio dell'anno scorso, se ti ricordi tutto. Però inizia l'anno nuovo, la stessa situazione lì, che ovviamente lì cambia anche la storia, perché sarebbe bello iniziare il 2014 con il piede giusto. Voi due, un ricordo di nazionale? Prima sei nazione, tanto, ma c'è tanti ricordi. Prima sei nazione.